Mister Michele Mignani, qual è il tuo giudizio al termine di questo pareggio con l'Alessandria? Una partita equilibrata, che ha visto due squadre che volevano avere la supremazia sull'avversario. Credo che alla fine poi il pareggio sia giusto e credo che il nostro percorso stia continuando anche perché le case si costruiscono mattone dopo mattone. Un Siena compatto, solido, forse questo è il segnale più bello che arriva da questo pareggio. Ma di nuovo la conferma dello spirito della squadra, la voglia di non mollare su ogni pallone, la voglia di sacrificarsi quando c'è da soffrire, perché è normale quando giochi con squadre come l'Alessandria ci siano dei momenti da soffrire. E nel primo tempo a volte la troppa voglia di vincere e andare a far gol ci ha un pochino allungati, nel secondo tempo siamo stati più compatti e abbiamo rischiato il giusto. Samuele Negli, al termine di questo pareggio con l'Alessandria, qual è il tuo giudizio su questa partita? Credo sia stata una partita disputata bene da parte del Siena, che ci ha dato una consapevolezza importante insieme alle altre comunque già affrontate. È un punto importante che ci dà forza moralmente. Abbiamo affrontato innanzitutto una squadra molto molto forte, quindi andare a pareggiare con l'Alessandria, che è una delle favorite del campionato, ci appunto dà la forza di andare avanti e non aver paura di nessuno, perché siamo una squadra molto molto valida. Senti, sei andato vicinissimo al gol con quel calcio di punizione, veramente una gran parata di Agazzi in quel caso. Sì, me la sono sentita di tirare nonostante fosse abbastanza lontano. Però, così come altre partite, il gol è mancato sempre per poco, però sono convinto che con il lavoro, con il sacrificio, la determinazione, comunque il gol arriverà. Francesco Vassallo, al termine di una partita credo molto dispendiosa perché è stata combattuta con due squadre che hanno corso molto, insomma, qual è il tuo giudizio? Sicuramente è stata una partita dura contro una squadra, cioè contro una corazzata, una squadra che sicuramente arriverà in alto, però secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, è stato un punto ottimo anche se alla fine volevamo vincerla perché sappiamo che stasera sicuramente il Livorno ha l'opportunità di portarsi in vetta, però niente, guardiamo partita dopo partita e andiamo avanti. Possiamo dire che comunque è un mattoncino in più, considerando che insomma sono arrivate tutte vittorie, due pareggi però contro Pisa e Alessandria, quindi contro signore squadre, insomma. Sì, sicuramente questo ci dà tanta autostima perché appunto non perdere contro Pisa e Alessandria, che sono due corazzate, ci fa lavorare più sereni, più tranquilli e ci fa sicuramente prendere autostima come ti ho detto prima. Senti, a livello personale, come giudichi questo tuo inizio di stagione? Penso sia ottimo, però alla fine si può sempre mi migliorare.